Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Giovedì 9 settembre esce la patch italiana di Yo-Kai Watch Blasters 2. Ciao ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. La patch italiana di Yo-Kai Watch Blasters 2 è finalmente completa. È stata tradotta tutta la storia e anche tutti quanti gli oggetti. Ci sono piccolissimi dialoghi di NPC che ancora devono essere tradotti, ma sono cose non inerenti ai termini della storia e che non deficitano alcuna parte di gioco. Ho preparato anche un piccolo video per farvi vedere appunto i dialoghi, sono perfetti, i font sono gli stessi dei giochi italiani ufficiali. Ragazzi, davvero un lavorone incredibile. Giovedì esce appunto la patch e la mattina alle 10 uscirà anche il mio video dove farò vedere come installare la patch e dove ci saranno anche i relativi link di download alla pagina del forum di Geniv. Sia santificato il Geniv per tutte quante le volte che mi ha aiutato con Inazuma Eleven. Inoltre, giovedì 9 settembre alle ore 15 inizierà il mio Let's Play in live di Yo-Kai Watch Blasters 2. Ovviamente sarà un Let's Play completo che porterò avanti fino appunto al completamento della storia. Poi magari, se si può, faremo anche qualche partita magari in cooperativa. Ad ogni modo, come vedete dalle immagini, il gioco è perfetto, ragazzi. È stato tradotto al 99%, mancano appunto quei piccoli dialoghi di cui vi dicevo, gli accenti ci sono, che è una cosa importantissima, gli accenti, altrimenti bisognerebbe mettere l'apostrofo, ma farebbe schifo. Comunque sia, mi raccomando, se ancora non avete installato il gioco sul Sitra o sul vostro 3DS, mi raccomando però supportate sempre i giochi originali, potete andarvi a vedere il video che vi lascio qui nelle schede, video che comunque riproporrò anche quando uscirà il video della installazione della patch. Mi raccomando, quando uscirà il video della patch andate sul loro sito, supporto massimo. Lascerò in descrizione anche dei link che serviranno appunto a portarvi a pagine dove magari potrete segnalare dei bug o dove potrebbe appunto servire un po' di supporto. Comunque nel download della patch c'è anche una mini guida molto veloce e molto esauriente, anche se poi quando farò un video sarò piuttosto esaustivo. Ragazzi, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, appunto veloce veloce giusto per darvi queste informazioni. Noi ci vediamo ovviamente domani con un video riguardo Yo-Kai Watch 4. Ho trovato delle notizie piuttosto succulenti. A domani.